Viaggio e Casalabate in provincia di Lecce per il campionato italiano di trail, specialità dell'orienteering, dove atleti paralimpici e normodotati gareggiano insieme. Nella due giorni di gare che vediamo in questa sintesi si sono dunque cimentati circa 100 partecipanti, divisi tra coloro che hanno disputato la prova di corsa, orientamento e di trail e chi addirittura le ha affrontate entrambe. Per spiegarci tutto sull'orientamento, in particolare oggi sul trail, accanto a me c'è il collega Pietro Ilarietti, esperto di orienteering e addetto stampa della Federazione Italiana Sport Orientamento. Buongiorno a tutti, sentiamo però subito la voce dei protagonisti. Sì. Il saluto del territorio a questo campionato italiano di trail è di Giuseppe Taurino, presidente del GAL. Buongiorno a tutti, siamo nel territorio della Valle della Cupa, un territorio bellissimo, unico nel suo genere, alle porte di Lecce, che comprende 12 comuni intorno alla cinta di Lecce, che si diversificano e si integrano con il territorio e con la bellezza della città di Lecce. Unico nel suo genere per le campagne, per gli ulivi secolari, per i vigneti tipici, per le masserie fortificate, un mettere insieme cultura, ricerca, turismo, sport, e fa sì che questo territorio faccia saltare la sua tipicità e la sua particolarità. Io spero e credo che questo territorio avrà ancora voglia di crescere e di emergere, lo farà con tutte le sue aziende, con le forze istituzionali, con il consorzio dei comuni che ha dato vita al GAL e che crede e investe in questo territorio. Giulio Renarduzzi nel vivo della è il tracciatore di questo campionato italiano di trail orienteering ed è lui che ci introduce in questa manifestazione. Benissimo, e oggi si svolge il quinto campionato italiano di trail O, specialità pre-O, si svolge in due giornate di gare, la prima qui a Masseria Provenzani e la seconda siamo a Porto Selvaggio sulla costa ionica della Puglia. Due splendide realtà dal punto di vista ambientale, la prima inserita nella Valle della Cupa e la seconda in un parco naturale sulla costa ionica. Bene, scopriamo nel dettaglio questo appuntamento, qui la mappa di gara. Ecco, questa è una mappa, la mappa che oggi useranno i concorrenti, è una carta per la corsa d'orientamento realizzata nel 2011, sono venuti dei tre cartografi russi a cartografarla. I concorrenti si trovano qui al ritrovo, adesso stanno attendendo. Fra mezz'oretta partono, seguono la strada asfaltata e per questa strada, diciamo carrareccia, arrivano a questo punto. Qui ci sarà l'inizio, la partenza della gara, in questa area si svolgeranno i punti a tempo, dove viene cronometrato il tempo impiegato per rispondere e da questo punto, lungo tutta questa sentiero, contornato da muretti a secco, se saliamo poi da questa parte all'interno di questo bosco e la gara termina qui. Poi i concorrenti, il percorso è lungo 1,5 km, i concorrenti attraverso questa stradina ritornano al ritrovo e qui tagliano il traguardo. Armando Duzione, direttore di gara, le difficoltà di oggi. Oggi sarà una gara complicata perché il terreno apparentemente è aperto, si tratta di uliveti, però ci sono pochi particolari e quindi bisogna fare molte triangolazioni, quindi i nostri atleti saranno impegnati soprattutto in questo. Beh, allora, spiegazioni piuttosto chiare delle mappe e di quello che attende gli atleti in questo quinto campionato italiano di trail, che è una specialità dell'orienteering che ha tantissime diramazioni, no? Sì, certo. Invernali che estive. Certo, invernali estive, invernali lo sci, in estate la mountain bike, la corsa, però ecco qui questa disciplina che andiamo oggi a scoprire è una disciplina aperta veramente a tutti e come avete capito molto semplice, molto intuitiva. Oggi si assegna il titolo italiano, sono qui presenti i migliori specialisti nazionali che ovviamente tengono un occhio anche a quello che è il campionato mondiale di specialità che quest'anno si terrà in Italia in contemporanea con quello di corso orientamento dal 5 al 12 di luglio negli altopiani di Asiago e Lavarone, quindi un appuntamento importante e quindi volevo anche precisare che molti di loro si giocano la convocazione. E questa è la prima prova che affrontano gli atleti e andiamo subito a spiegarla, Pietro. Certo, qui in questo momento gli atleti devono affrontare una prova cronometrata, una prova
che non è influente ai termini della classifica se non in caso di parità di punteggio, nel senso che in questa specialità non conta correre, conta essere precisi e indovinare, diciamo così, la risposta giusta, quindi poi conterà alla fine chi raggiunge il punteggio più alto. Questo allora, è uno sono i protagonisti dei favoriti, delle gare sia del primo che del secondo giorno. Queste gare si sono svolte nel weekend 14 e 15 giugno e tra i vari protagonisti Elvio Cereser, Renato Bettin, ecco Susi De Pieri. Ricordiamo anche che abbiamo accennato al fatto che atleti normodotati e disabili gareggiano insieme e anche ai fini della classifica uomini e donne non hanno distinzioni. Infatti Susi De Pieri, poi vedrete a fine giornata, si troverà in classifica con Elio Cereser, Renato Bettin, Valerio Pfister e tutti quelli che sono i protagonisti. Infatti qui, come abbiamo detto, conta l'abilità mentale, conta la precisione nel dare la risposta. Susi De Pieri tra l'altro ha come caratteristica quella di essere in grado di rispondere in modo velocissimo. Lei è una veramente portata, ha un grande colpo d'occhio, non per niente in passato ha vinto molte gare ed è stata azzurra. Lì invece erano in fase di riscaldamento e si stanno avvicinando al punto di osservazione, lo vedete, Mauro Nardo e poi dietro di lui Francesco Valentini, sono due atleti che arrivano dal Veneto. Gara aperta a tutti, all'aria aperta, gran bella giornata di sole a Lecce in Puglia, quindi nel cuore del Salento in mezzo a ulivi secolari, davvero una bellissima esperienza che possiamo consigliare a tutti. Abbiamo visto un particolare proprio del cronometro che partiva, questa è sempre la gara a tempo che vale soltanto in caso di arrivo a pari punti. Esatto, qua avete visto avete visto come invece Mauro Nardo aveva anche una carrozzina molto particolare a cui davanti aveva un ruotone più grosso che lo aiuta e questo ruotone l'agevola nel percorrere questo tratto di ciottolato, sai, magari con le ruote sottili rischi di andare in difficoltà. Questo invece Alberto Grilli, vorrei farti notare l'attenzione di Grilli, come il suo sguardo una volta partito il cronometro e avuta, ecco vedi qui lui ha le risposte che deve dare, effettua così, inserisce il suo marker e parte la sua gara. Lui ha da questo momento 2 ore di tempo per completare questi 18 punti di controllo. Non devono essere, come detto, fatti in velocità, però a un certo punto si deve anche arrivare, non si può rimanere tutto il giorno sul campo di gara a osservare, a un certo punto è giusto anche concludere, arrivare alla conclusione della gara, la distinzione che abbiamo visto. Adesso analizziamo insieme questo punto di gara con due atlete neofite che ci spiegano il punto di osservazione. Qui abbiamo il numero 11 sulla mappa che deve comparire sulle tavolette. Allora sulla mappa ti dice che sono dalla lettera A alla lettera C, quindi sono 3 lanterne. Poi ti dice che è un oggetto particolare idrico. Allora devi vedere che sono A, B e C. Allora tu devi trovare il punto idrico che è praticamente A, B e C e la C, perché c'è un piccolo oggetto idrico. Spiegato direi in maniera piuttosto chiara dall'atleta neofita, come dicevi tu Pietro, questo particolare passaggio della gara. Elvio Cereser, lui è ai recenti campionati europei aveva il ruolo di capitano, quindi era colui che coordinava anche la trasferta e tutti gli azzurri. Là sullo sfondo invece si sta cimentando nella prova Susi De Pieri. Anche, sì, avevo visto là sullo sfondo Andrea Rinaldi, che ha anche il ruolo di segretario generale della Federazione Italiana Sport Orientamento, che ricordo raggiungibile al sito fiso.it. Nel corso della gara con
Susi De Pieri e dietro di lei Francesco Valentini. Hai visto che Susi De Pieri indossa addirittura due paia di occhiali sul viso, uno per vedere bene da vicino e uno da lontano. Nonostante questa difficoltà, lei riesce comunque ad essere competitiva ai massimi livelli. Poi invece sì, una delle migliori, l'atleta del CUS Parma. Qui sta dando la risposta, come vedi, viene segnata su questo foglietto e a termine gara poi si fa una verifica e se le risposte date coincidono con le risposte esatte, a quel punto si è in grado di stilare la classifica. L'atleta che abbiamo visto in precedenza con la maglia rossa era Mauro Nardo, che sta contendendo proprio a Francesco Valentini questo campionato italiano. Trailo, Tempo e Preo, che saranno anche protagonisti al mondiale di orienteering in programma dal 5 al 12 luglio proprio in Italia. Esatto, mi hai teso un assist prezioso per ricordare quindi che ci saranno questi mondiali in collaborazione tra Veneto e Trentino. Si comincia con le prove qualificazioni a Burano, poi si va avanti con la finale sprint a Venezia. Il programma è fittissimo e se vuoi ti do anche qualche dettaglio in più. Quindi ecco, un'altra cosa che può interessare i nostri ascoltatori, non è soltanto bosco, natura, ma anche città, perché Venezia è proprio la città che ospita la prima giornata dei mondiali. Certo, è la città che ospita i mondiali e in passato, ricordiamo tutti, il meeting di Venezia è un evento in grado di ospitare anche 4.000 partenti. Siamo nel frattempo già alle premiazioni della prima giornata con Cereser che viene premiato in questo momento. Lui è il terzo, secondo la nostra Susi De Pieri, e scopriamo chi avrà il miglior punteggio oggi. Hai qualche pronostico? È Renato Bettin, te lo Renato dico io. Bettin, non lo volevo dire perché non volevo togliere la sorpresa ai nostri ascoltatori. E dunque la prima giornata si conclude e poi si va a Porto Selvaggio. Esatto, ascoltiamo. Qui c'è anche un po' di colore, un po' di colore, la nostra ballerina, il gruppo dei tamburellisti di Otranto che sono stati veramente bravi e hanno dato un tocco di simpatia. Al termine della prima giornata di gare, davanti a tutti c'è Renato Bettin. Beh sì, sono molto soddisfatto della prestazione di oggi. In particolare sono soddisfatto dei punti a tempo, perché solitamente sono il mio tallone d'Achille e oggi ho prevalso per poco, soprattutto grazie alla velocità nel punto a tempo, per cui spero domani di mantenere questo risultato. Domani seconda tappa, chi sono i tuoi avversari più agguerriti? Beh, c'è tra i miei avversari c'è una bella parte di nazionale di trailo. C'è Elio Cereser, Susi De Pieri e Valerio Pfister e poi Alberto Grilli, che possono senz'altro insidiare le prime posizioni. Per cui sarà una bella battaglia, senza esclusione di colpi. Eccolo il riepilogo in grafica della prima giornata. Renato Bettin in testa con 18 punti, a pari merito con Susi De Pieri. E con questa bella immagine del sole che sorge, siamo alla seconda giornata a Porto Selvaggio, sempre nel cuore del Salento. Qui siamo nel Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio, luogo molto bello dal punto di vista proprio paesaggistico, dove consiglio veramente a tutti una gita. L'organizzazione a cura di Sandro Passante della società Sport Leader di Squinzano, e questa è la mappa di gara con i suoi punti di controllo, ne vedete qua 14. In contemporanea si svolge una gara di corsa orientamento, una gara che vede al via anche qui un centinaio di partecipanti. Sono molti ragazzi delle scuole, perché prima viene fatto, tendenzialmente prima di un evento viene fatto un progetto sulle scuole per avvicinare i ragazzi a questa disciplina multisensoriale, quindi sono molte le componenti che giocano, non solo l'abilità fisica come ti ho detto. Quindi partenza in corsa in questa fase, pensa che ci sono anche atleti che si sono sobbarcati il doppio impegno, c'è chi ha fatto una lunghissima trasferta come
avevamo citato tutti quelli che abbiamo visto prima intervistati, ma in questo caso mi viene in mente un atleta come Alberto Grilli, che lui viene da Milano Tesserato Cus Parma, che gareggia oggi nella parte di corso orientamento. Subito terminata la gara si cimenta poi nel trail orientamento, quindi lui tenta l'accoppiata corsa più trail. C'è chi corre, c'è chi se la prende comoda nei boschi di Porto Selvaggio, comunque anche qui una bellissima giornata di sole e anche una occasione per gli studenti, per i giovanissimi anche, di cimentarsi nelle discipline dell'orientamento. Ok, ora scopriremo chi ha vinto questa prova di corsa orientamento, prima poi di tuffarci nuovamente nel trail, perché nella poi noi seconda giornata del campionato vogliamo italiano. Anche scoprire chi ha vinto questo campionato italiano di trail e poi anche capire chi sono i convocati. Ricordiamo e salutiamo il responsabile nazionale del settore trail che si chiama Angelo Frighetto. Non era particolarmente contento quel bambino in precedenza della propria prova, evidentemente andiamo a sentirlo. Direttamente da Milano per vincere a Porto Selvaggio nella corsa orientamento Alberto Grilli. Sì, un percorso molto scorrevole, molto veloce, prevalentemente su sentieri tali di bosco, con qualche passaggio in mezzo alla foresta che era ricca di sottobosco, e non ho incontrato particolari problemi, ho concluso molto bene, 25 minuti. Direttore di gara è sempre Armando Nuzzone, anche nel secondo giorno. Difficoltà di oggi? Oggi le difficoltà sono date principalmente dal terreno. Siamo a Porto Selvaggio, come diceva la stessa, è un bosco molto selvaggio, vegetazione alta, un bosco fitto, quindi bisogna stare molto attenti a individuare bene i punti esatti. E poi abbiamo anche l'incognita meteo, quindi che metterà un po' di fretta in più ai nostri concorrenti. Seconda giornata di gare di questo campionato italiano, ancora con il maestro Fulvio Lenarduzzi, che ci spiega invece questo punto numero 5, qual è la giusta soluzione. Questo è un punto per le categorie esordienti scuole, e consiste nel individuare la forma di questo muretto, una specie di greca. Vediamo le lanterne posizionate, la lanterna A è quella a sinistra su questo angolo vicino a noi, la lanterna B è quella laggiù in ombra sull'angolo lontano e la lanterna C è posizionata su questo mucchio di sassi. Tutti questi particolari sono ben chiari e evidenti nella mappa. Sulla mappa ha indicato un cerchietto, lui deve individuare la lanterna al centro del cerchio. Il cerchio sulla mappa è stato posizionato sulla lanterna B, quella lontana, ed è scritta come punto 5, lanterne A, B, C, e la risposta sul cartellino deve essere data B, in quanto riguarda, è riferita all'angolo interno nord del muretto. Beh, più chiaro di così, anche con la grafica, Pietro, non poteva essere. Beh, allora innanzitutto io vorrei fare anche dei ringraziamenti che vanno giustamente a Fulvio Lenarduzzi, che ci ha supportato con questo tutorial, e poi a Claudio Russo, che ha operato il montaggio e ha fatto poi queste attività grafiche sulle nostre immagini, quindi ecco, sicuramente ci hanno aiutato molto e agevolato nel nostro lavoro. Ora passiamo alla seconda giornata, siamo già forti dell'esperienza della giornata precedente, anche qui si parte, come vedi, con i punti a tempo, e qua vedo in arrivo Valerio Pfister, lui è uno di quelli che si gioca la maglia azzurra, quindi come vedrai massima concentrazione per lui, massima velocità nel dare la risposta giusta. Siamo già nel vivo della seconda giornata qui a Porto Selvaggio, ci si gioca la qualificazione, la maglia azzurra per i mondiali di orientamento dal 5 al 12 luglio. Ne stavamo parlando prima e adesso ne parleremo ancora, Pietro, e ci si gioca chiaramente il titolo di campione italiano. Certo. Questo è il quinto appuntamento con il tricolore di trail. Questo è Elvio Ceresera, anche lui sul suo punto a tempo. Parlando poi di mondiali, come ti anticipavo, il giorno 6 avremo poi la cerimonia di apertura, dove probabilmente anche Rai Sport sarà presente. Segue poi un altro appuntamento molto spettacolare in città, a Trento. Questa è la Sprint Relay, una grande novità, e poi avremo un altro appuntamento da segnare sicuramente in rosso sul nostro calendario, la finale long, che si tiene
invece a Lavarone il 9. Seguendo poi quello che è il calendario, ricordiamo la finale Middle invece l'11 a Campomulo. Ricordo infine che in contemporanea con il campionato mondiale di corso orientamento si tiene anche il campionato mondiale di trail orientamento. A questo ti aggiungo, poi ti lascio la parola, si tiene la 5 giorni, cioè una gara riservata a tutto quel popolo degli amatori che amano praticare l'orienteering, che vogliono gareggiare sui terreni dove gareggiano anche i campioni. Sono per ora quasi 3.000 gli iscritti, quindi una marea di gente impegnata a correre nei boschi di Asiago Lavarone. Ovviamente, attenzione, evento a impatto zero. Renato Bettin, il vincitore della prima giornata di questa due giorni di campionati italiani, sta effettuando anche lui la prova a tempo. Sì, hai notato la velocità e complimenti, perché ho visto che stai diventando esperto e li riconosci al volo. Beh, ci provo. Questo è l'azzo Alberto Grilli, vedi che lui ha il doppio impegno. Alberto Grilli sempre molto freddo, misurato, grande calcolatore, si vede proprio dal suo atteggiamento in gara. Sì, Alberto Grilli effettivamente è così, un uomo molto pacato e un grande appassionato di trail. Vedi che sulla schiena hanno questo zainetto, in realtà questo zainetto serve perché, stando per magari due ore in gara e sotto questo sole cocente, in particolare della Puglia, è importante poi idratarsi con delle bevande, ovviamente rimanere coperti, come vedi in questo caso sono anche fortunatamente all'ombra, sono impegnati nella classica osservazione. Questo è il punto di vista del nostro Valentini, e lui è uno che ha una certa esperienza oramai nel trail. Dietro di lui Susi De Pieri, qui Valerio Fister, e stiamo seguendo un po' quelli che sono i big dell'orientamento, del trail orientamento italiano. Assente oggi, permettimi di dire, Remo Madella, che è impegnato in Canada per motivi di lavoro e quindi non potrà partecipare, non potrà essere qua a difendere quello che poi lui è uno che ha vinto tanti titoli, quindi è un peccato non averlo qua. Ricordiamo anche Guido Michelotti, che è un altro che in passato ha dato spettacolo. Pietro, a proposito di mondiali, quale sarà secondo te il ruolo dell'Italia al mondiale di orientamento dal 5 al 12 luglio, o anche l'obiettivo della nazionale azzurra contro nazionali che storicamente sono fortissime, certo, quelle scandinave? Allora, ti dico, parlando con il commissario tecnico che di corsa orientamento in questo caso, che Jaroslav Kaczmarczyk, noi puntiamo a un posto nella top 20. Noi abbiamo uomini veloci come Andrea Seppi o Marco Seppi, abbiamo atleti esperti come Mikhail Mamlev, abbiamo Alessio Tenani, insomma tutta una serie di atleti che in passato hanno dato delle dimostrazioni di competitività. Al femminile, la donna più competitiva è Michela Guizzardi, bolognese, che quest'anno ha vinto tutto quello che c'era da vincere a livello nazionale. Nel trail invece potremmo giocarci qualcosa di importante, soprattutto abbiamo avuto dei giovani molto, diciamo, competitivi nella specialità del tempo. Ricordo ad esempio Stefano Raus, che si è subito ben comportato al suo esordio al campionato europeo, ma anche il nostro capitano Elvio Cereser può sicuramente dire la sua. Qui, dopo la gara, i giudici sono tornati sul percorso perché c'è stato un ricorso, ossia un atleta ha presentato un reclamo perché ritiene di... ascoltiamo però la spiegazione. Abbiamo verificato la distanza dall'angolo del muretto al centro del... dove c'è la lettera B, dove c'è il cespuglio. Questo era il punto contestato, era rappresentato da una radura di terreno semiaperto, quindi con vegetazione bassa, e sotto la B si intuisce appena appena il cespuglio che abbiamo adesso qui alla nostra sinistra. La contestazione consisteva nella distanza fra l'angolo del muro e il cespuglio.
nella realtà è 30 metri, mentre sulla carta è 36, quindi ci sono 6 metri di differenza. Il ricorso in ogni caso non viene accolto, in quanto c'era un'unica radura posta in questa posizione e pertanto non poteva essere confusa. Cespugli verdi ce n'era uno solo, per cui la forma della radura e la disposizione delle lanterne risultano corrette. Allora, è stato chiarito anche questo dubbio, dunque è stato in qualche modo chiarito il ricorso che è stato presentato dall'atleta. Si conclude anche la seconda giornata e quindi il vincitore è Renato Bettin, quindi 36 punti, 35 su Susi De Pieri, che dunque è medaglia d'argento, Elvio Cereser sul podio con 34 punti. Sentiamo Mauro Nardo, prima Mauro partecipazione Nardo, e primo titolo italiano. Primo titolo italiano, primo anno per di gare, perché da un anno a questa parte partecipo con la mia famiglia a questa manifestazione, a questo sport che mi ha entusiasmato e mi ha portato dal non conoscerlo fino agli europei e ora campione italiano. È stata veramente un'esperienza ottima per me e per tutta la mia famiglia, che partecipiamo tutti quanti assieme, e per chi è in carrozzina riesce a mettersi agli stessi livelli delle persone che non sono in carrozzina. Da Scorsè in provincia di Venezia per vincere questo campionato italiano, Renato Bettini. Beh, sono contentissimo di aver mantenuto il risultato di ieri e quindi speriamo bene per il futuro. Gareggiare con la pressione di essere il primo è stato pesante? A dire la verità, la pressione è durata il tempo di arrivare alla partenza, poi ho dimenticato completamente la pressione, quindi la cosa è andata totalmente liscia, insomma, ero concentrato e non ho avuto problemi. Sandro Passante, organizzatore, due giorni con tre gare, qual è il bilancio? Sicuramente positivo, nettamente positivo, è la conclusione di un percorso che, come ho già avuto occasione di spiegare in sede di presentazione dell'evento in occasione del workshop di martedì scorso, è la conclusione, o se vogliamo anche il punto di partenza, di un percorso iniziato nel mese di gennaio, nel quale con il corso di Trailò tenuto dal maestro Lenartuzzi ci siamo proposti di far conoscere anche questa disciplina. Voglio ricordare che sono tre anni che ci impegniamo annualmente nella proposizione di una delle nostre discipline dell'orientieri. Abbiamo cominciato con la corsa, l'anno scorso abbiamo portato e fatto conoscere l'MTBO, quest'anno era il momento di far conoscere la disciplina che permette anche ai disabili di poter concorrere assieme ai normodotati. Segretario generale Fiso, Andrea Rinaldi, la federazione che sta lavorando tanto su questo territorio. Ma siamo in Puglia, la regione leader per l'orienteering al centro-sud. Abbiamo avuto i campionati italiani di trailo in questo weekend. Direi che è stato un esempio di collaborazione tra Nord, il responsabile dei Narduzzi del trailo, è venuto ancora una volta a supportare la sport leader Sandro Passante. Il coordinamento di Armando Nuzzone ha dimostrato che poi anche le società in Puglia possono collaborare per creare movimento e crescere negli anni. Complimenti dunque a Mauro Nardo, campione italiano paralimpico, a Renato Bettin, campione italiano normodotati. Noi siamo in chiusura, grazie a Pietro Ilarietti per essere stato con noi, grazie a Giampiero Minuzzo per l'assistenza tecnica. Con l'orienteering è tutto, vi ricordo campionati del mondo dal 5 al 12 luglio in Italia. Da Nicola San Giorgio un saluto, un buon proseguimento con i programmi di Rai Sport.